Abruzzoweb.it, oggi è qui al centro commerciale L'Aquilone, il luogo più frequentato dagli aquilani terremotati e non solo. Siamo qui perché vogliamo chiedere ai commercianti del centro commerciale come si sta dopo il terremoto del 2009, qual è il livello di sicurezza del centro commerciale e quali sono le differenze rispetto a quando prima l'attività era nel centro storico, oggi distrutto. Abbiamo chiesto ad alcuni dei commercianti storici dell'Aquila quali sono i problemi maggiori che colpiscono oggi, nel 2012, a 3 anni di distanza dal drammatico sisma del 2009, le loro attività. Roberto Facchinei, ottico qui nel negozio Genitti al centro commerciale L'Aquilone. Genitti, uno dei negozi più conosciuti del centro storico dell'Aquila, oggi terremotato. Com'è la situazione qui all'Aquilone? Le differenze rispetto al centro storico? Allora, sicuramente sono cambiate le situazioni, quindi il centro commerciale ha un'affluenza di clientela diversa rispetto a quello che era il centro una volta. E c'è un passaggio diverso. E per quanto riguarda il taccheggio, noi siamo ben protetti, quindi siamo dotati di un sistema di sicurezza all'avanguardia, sia di telecamere che di una struttura all'ingresso delle porte, e quindi ci sentiamo tranquilli. Però è da riconoscere il fatto che c'è un'affluenza di clientela diversa rispetto a quella che c'era prima. Ecco, di che cosa avete bisogno, se c'è bisogno di qualche strumento in più per quanto riguarda la sicurezza di un negozio? Cos'è quell'elemento che secondo voi manca in questo momento per la sicurezza in questo centro commerciale? Io credo che quello che è venuto meno in questo momento è quella che era la figura del poliziotto di quartiere, che in qualche modo prima del terremoto del 2009 più o meno tutti i centri, tutte le città avevano, e forse tuttora hanno. L'Aquila purtroppo non c'è più il centro storico e quindi la maggior parte del commercio si svolge all'interno del centro commerciale e qui c'è poca presenza di quella che è la forza dell'ordine, quindi forse potrebbe essere un'idea di ripristinare all'interno delle strutture commerciali la figura del poliziotto di quartiere. Ecco, voi però rispetto ad altre realtà commerciali qui all'Aquilone avete subito più o meno furti rispetto? A confronto con quello che era il negozio del centro, forse qualcosina in più c'è dovuto al fatto che prima l'Aquila era una città forse posizionata tra le migliori come qualità di vita e come benessere, diciamo così. E quindi attualmente tutto ciò non c'è più, abbiamo avuto un'affluenza di persone venenti anche dall'estero e quindi ci troviamo con qualche problematica in più, sebbene, come ho detto all'inizio, siamo protetti da strutture molto all'avanguardia. Quindi questa situazione secondo voi è figlia del terremoto e non della realtà di un centro commerciale che è più aperta rispetto al centro storico? Figlia del terremoto, sì, è figlia del terremoto. Il centro commerciale esisteva anche prima del terremoto e situazioni del genere non c'erano. Non drammatizziamo adesso la situazione, almeno per quel che ci riguarda, però comunque qualcosa in più rispetto a prima c'è e a mio avviso è da attribuire alla situazione post-sisma. Roberta Manzi, figlia di Antonio Manzi, una delle leggende del commercio aquilano, come ci si sente a distanza di 3 anni a vivere una realtà diversa da quella del centro storico? Oggi qui al centro commerciale L'Aquilone la situazione è completamente diversa. Sì, la situazione è diversa perché proprio è già il centro commerciale che ti crea una situazione diversa rispetto al centro. Si vive una realtà fatta di situazioni diverse. Il centro era una zona sicuramente più raccolta, più protetta, e qui mi rendo conto che poi proprio questo centro, che è fatto è stato usato come punto di riferimento da tanti aquilani subito dal terremoto, è diventato veramente una zona di grande passeggio, di grande interesse, di grande movimento e anche di tanta delinquenza. Purtroppo la realtà è questa. Abbiamo dovuto intervenire con tanti, aumentando il personale, mettendo anche tanti dispositivi per evitare
piacevoli situazioni. Qual è la differenza più evidente dal tuo osservatorio, quella che salta di più agli occhi? Che prima al centro c'era una, è brutto usare questo termine, però una selezione già in partenza, perché comunque era tutto più ridimensionato, a dimensione umana. Adesso invece la porta è sempre aperta, c'è sempre tanto movimento, tanto passeggio, e vedo che c'è anche tanta gente nuova all'Aquila che non c'era prima del terremoto, nel bene e nel male, ma è così. Quindi la forza lavoro dall'estero, in particolare voi, come vi siete comportati in questi, avete montato sistemi di sicurezza diversi? Sicuramente abbiamo dovuto necessariamente farlo, perché si faceva i conti a fine mese e mancava tanta merce, e abbiamo dovuto mettere anche telecamere, cioè proprio stravolgere il nostro commercio in questo modo, e quindi ma è stato necessario. Voi quando pensate se pensate di rientrare piano piano in centro, quanto tempo dovrete aspettare per questo passo decisivo? Rientrare quando ci danno il permesso, cioè allora non è il nostro esercizio, la nostra attività non è un bar che può funzionare col passeggio o col cliente occasionale. Quindi ci serve tutto si devono creare le condizioni necessarie e sufficienti affinché questo settore possa funzionare. Infatti quei negozi che avevano riaperto al centro o chiuderanno o hanno già chiuso, perché non si può lavorare in questo modo. Quindi qui questo rischio c'è, il rischio chiusura secondo voi? La crisi l'avete sentita sia nazionale sia la crisi del terremoto? L'avete sentita oppure no? Ma la crisi del terremoto sta arrivando adesso. Per assurdo, l'anno subito dopo il terremoto, quei mesi successivi al terremoto e l'anno 2010 è stato un anno positivo per tanti commercianti. C'era molta gente, c'era la protezione civile, c'erano molti più vigili del fuoco. Anche quell'anno stesso era forse, non lo so, una sorta di reazione a quello che aveva vissuto, il fatto forse che si erano bloccati i pagamenti, tasse e quant'altro. Aveva più moneta da spendere. Sì, ma non solo per noi, per tutti. Adesso purtroppo siamo rientrati a far parte di una situazione, cioè siamo ritornati a vivere come tutti quanti gli altri italiani, e per di più inserendoci in un contesto nazionale disastroso, e diciamo che sta arrivando, si comincia a sentire. Come stanno gli aquilani, cioè la sua clientela, quelli più affezionati, le persone che conosci da molti anni, che voi conoscete da tanti anni? Sono persone cambiate, sono persone che hanno subito davvero il dramma del terremoto, oppure vede una ripresa psicologica soprattutto in questo senso? No, io vedo tanta stanchezza, tanta depressione, sinceramente, perché adesso sono quasi 3 anni e non è cambiato niente. Tante persone avevano aspettato, sperando in una ripresa, e in una ricostruzione, e invece alla luce di 3 anni, alla luce dei fatti di adesso, tante persone stanno andando via, veramente lasciando la città. Ecco, il messaggio in chiusura da parte sua alla popolazione aquilana, non soltanto alla clientela, il messaggio che le lancia agli aquilani, ai commercianti, alle persone, di speranza, oppure bisogna tenere duro? E questo è il messaggio che arriva da parte vostra? Sì, noi stiamo qui, non abbiamo mai pensato di andarcene, e vorrei che questa cosa, mi intristisce tantissimo sapere che tanti aquilani sono andati via, che tanti aquilani non vogliono rimanere. Bisogna tenere duro, perché purtroppo la nostra generazione è stata quella più penalizzata, però stiamo lavorando per le generazioni future e bisogna farcela. Roberta Melchiorre, titolare del negozio di Biancheria Intima Tezenis qui al centro commerciale d'Aquilone, una delle figure più conosciute del commercio aquilano, aveva in pieno centro storico una cartoleria alcuni anni fa, Gramma, poi Intimissima, adesso Tezenis. Com'è cambiata la situazione rispetto al centro storico?
totalmente, è cambiata totalmente. È un'altra realtà, è un altro tipo di vita, è un altro approccio col pubblico. Il pubblico si approccia diversamente con me, io cerco di approcciarmi nella stessa maniera, ma non è la stessa cosa. Qual è la differenza più grande che salta agli occhi di un commerciante che ha anni di esperienza sulle spalle? Cosa manca rispetto al centro e che cosa c'è di più rispetto al centro? Ma rispetto al centro forse di più c'è l'affluenza del pubblico, è più variegato e viene più pubblico anche da fuori. Di meno c'è il fatto che manca il contatto umano, è cambiato, e le persone sono più tristi e non hanno più quella voglia di acquistare il sabato, di fare la passeggiata, di girare per i negozi, per le vetrine, vengono rassegnati, ecco, che tanto non c'è niente da fare, devono venire per forza all'Aquilone perché non c'è un'altra realtà che può sostituire questa realtà del centro commerciale. La crisi a distanza di 3 anni dal terremoto si sente di più, è diminuita oppure? La crisi c'è, ce n'è tanta, un po' perché l'Aquila è quella che è, un po' perché c'è una crisi generale in tutta Italia. Noi ne risentiamo di più proprio per questo motivo, che non abbiamo più ormai un tessuto sociale come era una volta. Il messaggio che vuole lanciare una persona che comunque all'Aquila ha fatto e continua a fare molto? Io continuo, dopo il terremoto non mi sono persa d'animo, ho riaperto l'attività, ho fatto tutto con le mie forze. Sto facendo, sto cercando di dare anche qualche cosa alla città, al personale che ho riassunto, le persone nuove che ho preso. Adesso voglio vedere che cosa faranno le istituzioni, perché per noi non hanno fatto granché. Centro storico, quando pensate di cominciare a rientrare piano piano, sapendo che i tempi saranno quelli che conosciamo tutti, molto lunghi? Rientrare piano piano non esiste, perché se non c'è un tessuto sociale in centro è inutile che apri un'attività. Io ce l'ho l'attività in centro storico, ma non, giusto c'è la presenza, ma non è che c'è il volume d'affari che ci può essere qua. Io credo che sarà lunga, perché se non rientrano neanche gli uffici pubblici al centro, come possiamo rientrare noi? Se non c'è passeggio, se non c'è pubblico che passa tutto il giorno, anche ora di pranzo, gli uffici, prima avevo tutte le impiegate delle banche, gli uffici che venivano al negozio anche a ora di pranzo, adesso non c'è più nessuno.